Salve ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi ci troviamo nella palestra dove io mi alleno e tengo due lezioni a settimana alla SXE, come potete vedere, e si trova a località Poggino Viterbo. E lui è il nostro istruttore di CrossFit, che è anche il proprietario, quindi diciamo che oltre di essere istruttore è anche il proprietario della palestra. E diciamo che stiamo ripartendo, quindi avremo necessità e avremo voglia di riallenarci come facevamo prima. E oggi faremo un esercizio che è praticamente un continuo della tabella di allenamento che poi andremo a vedere. E non lo so, il nostro amico Leonardo che cosa c'ha da dire oggi? Che ricominciamo con questa grinta. Niente, ricominciamo con tutte le precauzioni del caso e gli spazi ci sono, potete stare tranquilli, non abbiate paura di iniziare a allenarvi. Abbiamo anche preparato tutte le strisce, come potete ben vedere, le distanze che prevede tutto il codice sanitario attuale. Quindi in tutta tranquillità avremo i disinfettanti, avremo tutto quello che necessita e la cosa importante ovviamente credo è la voglia di allenarsi. Quindi per chi vuole venire nella nostra palestra trova anche a me due volte a settimana, faremo dei workout un po' particolari, ovviamente tecnici, e poi con lui potete vedere anche tutto il resto della settimana, un allenamento che comunque riguarda sempre anche quello che è andato a fare con Alessandro, e perché comunque se non sapete il CrossFit alla fine c'è anche gli esercizi con il bilanciere, che si parla di strappo e slancio che andranno perfezionati ovviamente. Tramite, infatti ci siamo affidati ad Alessandro e siamo affidati FIBE, quindi puntiamo anche sul discorso della pesistica olimpica. La palestra si trova in strada Poggino 45 via Viterbo e ci farebbe piacere che veniate a trovarci per trasmettere quello che è la nostra passione a voi e anche allenarvi in sicurezza e con dei professionisti, anche come Alessandro, che un professionista del settore della pesistica olimpica a Viterbo, e abbiamo la fortuna di averlo qua. Allora, io ringrazio il mio amico Leonardo e vi aspetto tutti qua alla SXE.